Sono poi come Pignataro Maggiore nel Casertano Comune a zero contagi, dove rigide misure di prevenzione sono state messe in atto con grande tempestività. Geo Nocchetti. Siamo a Pignataro Maggiore davanti alla sede della Protezione Civile e siamo con il sindaco Giorgio Magliocca. Di febbraio abbiamo diviso il territorio in nuclei familiari per lettere alfabetiche. Per andare a fare la spesa bisogna seguire il giorno indicato dall'ordinanza. Chi esce deve utilizzare mascherine e guanti, poi controlliamo le entrate del territorio attraverso il sistema di videosorveglianza e attraverso dei termometri a distanza. Questo ci ha consentito di non avere fino ad oggi nessun contagiato. Alberto Parente è il comandante dei Vigili Urbani di Pignataro. Qui siamo davanti a questo maxi schermo che controlla tutto il paese, giusto? Sì, controlliamo tutti i punti più importanti del paese, riusciamo a vedere le macchine che non sono del nostro territorio e quindi immediatamente mandiamo la pattuglia sul posto, come verifichiamo gli assembramenti. È un sistema molto, molto efficace. Inoltre lei ha in mano un termometro elettronico che ci serve per verificare tutti i casi sospetti. E questo cos'è, assessore? Questo, diciamo, è il punto di raccolta dei beni di prima necessità e della spesa sociale che abbiamo istituito per far fronte alle varie richieste d'emergenza che riscontriamo sul territorio ogni giorno. Sono molte? Diciamo che il numero sta aumentando nel tempo perché le restrizioni continuano e quindi chi magari aveva qualcosa da parte non riesce più ad autosostenersi e siamo costretti a intervenire sempre su un numero di famiglie maggiori. La realtà più difficile che non conosciamo è quella dei piccoli commercianti che con le attività commerciali chiuse non sanno come far fronte all'emergenza.